Sperando, c'è una macchietta sulla felpa? No, oh no, è un pelucco, è un pelucco di conagero. <ride> allora, siccome quando ho parlato della possibilità, seppur remota, molto remota, ma le persone tendono a attaccarsi solo a certi termini che vengono usati e non a tutto il contesto e appunto in questo caso qui io ho accennato nel video dei legami animici nel video de... dell'oltre in generale ne ho fatti tre sull'oltre di video e dei video... Sulle entità elevate, sulle dimensioni in vari ho accennato qualche volta al fatto che in realtà anche le anime immortali, quindi le anime, in qualche modo potrebbe, ma potrebbe, è, <ride> non è che è così. Che possa succedere, anzi, non succede quasi mai, però potrebbe succedere che anche un'anima si esaurisca, quindi scompaia per sempre. Questa mia affermazione ha scatenato il panico più totale tra quelli che mi seguono e nei vari gruppi. Qua sotto nei vari appunto video dove l'ho detto, sono piena anche peda del gatto. Eh, da tutte le parti, nei privati, a chiedermi, a dirmi che sta cosa gli mette angoscia e via dicendo. Allora, voglio chiarire il discorso sulle anime che si estinguono. Intanto è un discorso. Mm, che in linea di massima, per quanto riguarda le anime dei defunti semplici, quindi non anime elevate di altre dimensioni, ma quelle della quarta dimensione, che poi siamo noi quando ci reincarniamo, eh, noi inteso come esseri materiali ragionanti della terza dimensione, quindi parlo di tutti, sempre anche degli altri, degli altri pianeti. Non solo i terrestri. L'importanza all'essere all umano terrestre ce la danno solo le religioni, ma al cosmo gli dà la stessa importanza che dà a tutti gli altri esseri del cosmo appunto. E ehm, non è così semplice. Allora, voi dovete partire da un presupposto un'anima viene nelle reincarnazioni terrene come ho già detto per svariati motivi ma il principale nonostante ce ne siano anche altri il principale dei motivi è quello di aumentare la propria coltivazione dell'anima e buttare le basi per essere poi pensato e ricordato nel momento in cui sarà dall'altra parte, questo gli darà la possibilità di esistere energeticamente dall'altra parte. Non è l'unica fonte di energia, ma è la più facile e la più spicciola, e quindi quella più utilizzata in assoluto, a prescindere. Noi veniamo in queste vite. E più apprendiamo, più apriamo la nostra spiritualità in queste vite, e più creiamo una coltivazione d'anima. Quindi, come se noi creassimo tanti sacchetti sulla nostra anima, che poi i pensieri e i ricordi e, eh, rivolti a noi ci fanno aumentare. Le scorte. Questi sacchetti si riempiono dei ricordi e dei pensieri che ci vengono inviati. Per cui anche le basi per farci ricordare sono importanti. Ma non è che se uno ha fatto l'eremita, ha vissuto per sempre in mezzo alla foresta e, e non lo ricorda nessuno, la sua anima scompare, intanto perché la sua stessa. Elevazione spirituale perché poi una persona più sta in solitudine e più riesce comunque a eh, in qualche modo elevarsi a livello spirituale già di per sé ha comunque eh, incamerato una parte di energia poi considerate anche che i ricordi di noi li hanno non soltanto gli altri esseri umani pensanti ma anche i nostri per esempio animali anche eh, io sono eh, tendente allo scintoismo, quindi per me anche la mia casa, anche le mie bambole, anche l'albero dove mi vado a sedere per meditare in qualche modo si ricordano di me. Quindi non è tanto una questione di ricordi, certo più uno viene ricordato, pensato e più acquisisce energia. Per questo dico sempre che un'entità... Spiritica come può essere un padre pio, come può essere una Lady come può essere um, che ne so, ma anche non buoni. Cioè, senso, non è che serve essere buoni, anche un Adolf Hitler, anche un uh, Mussolini, anche uno Stalin o un Ceaușescu e via dicendo sono talmente ancora nominati, pensati, ricordati. Dalla gente da incamerare grandi quantità di energia, quindi essere anche proprio a livello eh, animico molto energetici. La vecchietta delle Caldarroste del 1940, del suo quartiere, magari oggi come oggi non se la ricorda più nessuno. Ma non per questo, scompare. Certo avrà una quantità di energia estremamente limitata. E arriverà a un punto ad averla talmente bassa che deciderà lei stessa o lui stesso di reincarnarsi e ricominciare il ciclo. Quindi non è quello che fa eh, dissolvere un'anima completamente eh, perché noi siamo nel libero totale arbitrio di scegliere ciò, ciò farina per parti e di scegliere. Quando reincarnarci, come reincarnarci, che tipo di prove, grosso modo la tipologia delle prove, non tutto quello che ci succede che avremo in quella vita e via dicendo. Per cui non è, ma c'è un ma, ci sono anche di là alcuni rischi alcuni pericoli così come ci sono di qua voi immaginate una persona normale eh? materiale dura <ride> di un qualsiasi mondo anche voi stessi vi prendono vi fanno sparire da qua e vi fanno apparire su un altro pianeta o se no, no l'esempio lo faccio al contrario: un alieno che vive sul suo pianeta per i fatti suoi, nella sua società, eh, con i loro dogmi, con le loro regole, con tutto ciò che lui conosce. Quindi, con il tipo di natura che ci sarà su quel pianeta, con il tipo di fauna e di flora che ci sarà in quel pianeta, e via dicendo, lui ha le conoscenze base del suo pianeta come noi abbiamo le conoscenze base del nostro se noi ci ritroviamo in mezzo a una strada dove ci sono dei peperoni da una parte e dei funghi eh, rossi con i puntini bianchi dall'altra per antonomasi a parte qualcuno sappiamo perfettamente che il peperone lo possiamo mangiare e il fungo lo lasciamo perdere e l'alieno uguale a casa sua, sul suo pianeta sa perfettamente cosa è nocivo e cosa invece è salutare per la sua stessa esistenza Metti che questo alieno appaia venga, venga fatto sparire dal suo pianeta e appaia all'improvviso sul nostro, sul nostro, ma dove? Se questo alieno viene fatto sparire dal suo pianeta e appare in pieno centro in piazza a Milano ci sarà un tot di curiosi intorno a lui, un tot di persone che scapperanno terrorizzate, magari per l'aspetto diverso, interverranno eh, le forze dell'ordine, vedranno il fattibile e cercheranno in qualche modo di comprenderlo, di capirlo, di calmarlo nel caso sia agitato. In qualche modo, film a parte, si cercherà di. Capire noi e di dare una mano a lui. Ma se questo stesso alieno scomparendo dal suo pianeta apparisse pof nella foresta amazzonica, in pieno centro foresta amazzonica, dove non ci sono manco le tribù di pigmei a dargli una mano, uff, e si trovasse di fronte a piante che non conosce, animali che non conosce, che potrebbero essere nocivi per lui. Per noi è velenosa una vipera, per lui potrebbe essere velenosa la puntura di una zanzara perché il suo DNA, la sua struttura molecolare e tutto ciò che comporta la sua fisicità sarebbe diversa dalla nostra. Quindi si troverebbe a non sapere come reagire, cosa fare, si troverebbe bloccato in una situazione di estremo rischio. Ecco. In tutte le dimensioni e in tutti i posti è così, ma anche noi stessi, senza andare a scomodare gli alieni, anche noi stessi esseri umani. Se io eh, io magari sono un po' particolare, ma una persona normale, una donna di casa, una casalinga normale, mia mamma. Se mia mamma scomparisse da Genova e si trovasse, che ne so, in piena New York, magari a gesti o con quattro parole in inglese che le parla anche, si farebbe capire e in qualche modo riuscirebbe a comprendere dov'è e eventualmente anche a tornare a casa sua. In qualche modo. Ma se sempre mia mamma scomparisse da Genova e si ritrovasse anche lei nella foresta amazzonica, di punto in bianco resisterebbe una settimana, dieci giorni, ma poi morirebbe. Perché non ce la farebbe mai a sopravvivere lì dentro? Ecco, lo stesso ragionamento ipoteticamente può succedere anche nella quarta dimensione. Normalmente noi abbiamo tutti un accompagnatore, quando noi passiamo oltre, l'ho spiegato anche in altri video dove parlavo proprio del, del, degli ultimi istanti prima della morte, eccetera, noi di norma abbiamo sempre un accompagnatore, ma questo accompagnatore, che sia un filo rosso, che sia un parente d'anima, che sia un parente vivente... Di legame di sangue, che sia un'entità incarnata della morte, che sia chi che sia, una guida, qualcuno che ci chiappa e ci dice: Cirillo, vieni, che andiamo, e ci porta animicamente alla piazza dell'attesa, o comunque nella parte di oltre dove sono altre anime dove c'è una socializzazione c'è una struttura anche per riuscire a comprendere tutto ciò che è l'oltre però ci accompagna lì e poi se ne va non è che resta lì con noi a battersi il 5 o aspetta il numerino della chiamata come invito il Giovis che andava al collocamento per spiriti infestatori ecco se noi da dove siamo stati accompagnati per qualsiasi motivo per curiosità per testa di minchia che siamo noi per qualsiasi cosa eh, veniamo andiamo in esplorazione per l'oltre andiamo a gironzolare per i cavoli nostri potremmo andare incontro a dei rischi esistono delle entità dall'altra parte che eh, per sempre per questioni di eh, sopravvivenza hanno interesse o necessità a volte a catturare anime che poi sono state mescolate con i casini religiosi del vendere l'anima a questo, vendere l'anima a quell'altro, quello non c'entra niente, ma ci sono delle entità, un tipo di entità che non si reincarna, che non viene sulla Terra, non viene nella terza dimensione, resta di là, ma che in qualche modo si nutre, è un parassita, un po' come le larve astrali di qua. È un parassita, le larve astrali l'ho già spiegato in un video che si intitola appunto le larve astrali. Quindi se volete con la lentina lo trovate. Ci sono delle entità parassite. Queste entità parassite si nutrono dell'energia delle entità defunte. Quindi hanno eh, istintivamente un interesse a cercare di catturarne. Ovviamente non è che hanno la, la fissa di andare a cercare l'essere il defunto che è appena tornato da, da, da un'incarnazione sulla Terra, perché deve andare a cercare quello lì. Non hanno neanche una forma di intelligenza elevata, sono dei parassiti. Quindi, è come dire, un verme solitario. Non è che il verme solitario sceglie oh ora entro nel culino di quello lì. Perché mi piace. No, il verme solitario. Te lo chiappi perché mangi carne cruda, te lo chiappi perché ti si attacca, te lo chiappi per mille motivi, ma in generale eh, non è lui che sceglie dove andare a vivere. <ride> è la stessa cosa. Questi parassiti eh, quadri quadridimensionali <coughs> istintivamente sentendo l'energia avvicinarsi si attaccano a questa energia e possono succhiarla fino a distruggerla completamente di norma difficilmente si attaccano a entità ragionate per questo dicevo che è molto 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 raro che si corrano dei rischi in quanto defunti perché i defunti essendo ragionanti comunque sanno evitare di andare in certe zone anche perché comunque eh, nell'oltre le notizie si sanno si fanno i tam tam quindi le cose poi si sì, si conoscono ma altri tipi di entità defunte meno ragionanti o più istintive possono anche entrare in conflitto con questi parassiti questo per esempio le entità di cui ho parlato qualche volta che sono eh, gli elementari con la R di Roma e, eh, o i mutaforma e via dicendo, loro spesso, per esempio, essendo di eh, gneccaro si dice a Genova di intelletto molto primordiale, molto basso, quasi non ragionante perché sono esseri. Eh, ai livelli di un primitivo o a livello ragionante vengono spesso attaccati da questi altri parassiti che gli succhiano l'energia ma alcuni di questi parassiti a volte creano delle non so come spiegarle ecco per esempio quando ho raccontato nelle testimonianze di una vita la storia di quei ragazzini, di quelle anime che siamo andate a liberare in astrale con le colleghe, con Carrie, con Rita, con Pamela e con altre colleghe che c'erano all'epoca, questi ragazzini erano stati intrappolati in una dimensione che non era la quarta, ma non era nemmeno la terza, era una dimensione astrale. Appare il livello con la dimensione onirica, quindi con la dimensione del sogno che è la dimensione di mezzo, è una, una trans dimensione la chiamo io. Cioè, sono dimensioni che stanno tra l'una e l'altra, sono dei passaggi. E quell'entità, che però era un'entità pseudo ragionante, perché comunque all'inizio ci si è presentata davanti con la forma di una donna, la trovate nelle testimonianze di una vita se la cercate quella lì era comunque un'entità parassita che aveva intrappolato queste anime per lo più erano anime di eh, bambini defunti perché probabilmente non avendo raggiunto una maturità corporea nella terza dimensione eh, alla morte, per un certo periodo, erano rimasti ancora con l'intelletto infantile e quindi facilmente soggiogabili. Però in quel caso lì era un'entità non defunta, ma di altra natura, parassita, che li aveva intrappolati in quel guscio onirico. So che adesso sto cominciando a parlare con terminologie e con discorsi un pochino più difficili rispetto all'inizio ma c'è anche da dire che le, le basi le ho messe tutte nei miei video sono 294 video dove ho parlato praticamente di tutte le basi più, il più semplificatamente possibile quindi adesso per chi mi ha seguito sin dall'inizio per chi comunque può andarsi a rivedere nelle varie playlist tutti i video e le spiegazioni che ho fatto in maniera più eh, basilare, <coughs> ora per entrare nello specifico ho la necessità a volte di utilizzare terminologie un pochino più elevate e eh, ho bisogno anche di dare un po' più per scontato che gli argomenti di base siano stati comunque già capiti. Tornando al discorso di questi parassiti, questo è grosso modo l'unico rischio che possono correre le anime anime in generale, quindi sia anime ragionanti che anime pensanti che anche anime inermi, che ho spiegato anche questo nei video precedenti: e che possono correre il rischio di essere totalmente consumate fino a scomparire del tutto perché. Un'anima, quando rimane senza energia, se è libera, ha la possibilità appunto di fare il tuffo triplo salto carpiato e reincarnarsi per ricominciare la coltivazione e l'ammucchiamento di energia. Ma se è intrappolata o bloccata da dei parassiti, da delle entità parassite, non può fare il salto e di conseguenza... Scompare, scompare del tutto, non esiste più. Ripeto, per, i, per, i, per le entità ragionanti, soprattutto quelle che siamo noi, è quasi impossibile che ci sia questo rischio, a meno che non ci siano dei tratti particolari che ci espongono a questo stesso rischio. Ma in generale però sì, può succedere e quindi bisogna comunque eh, cercare di stare attenti, nel senso vero della parola. Perché ripeto, la religione ci dice, ci insegna, le religioni, che c'è l'animella che ti aiuta, che c'è l'angioletto custode, che c'è eh, quello che ti abbraccia e ti consola, ma non è così. C'è l'accompagnatore quando moriamo, ma come andiamo di là? L'accompagnatore dice va bene, è stato un piacere, ora c'ho da fare, ci vediamo un'altra volta e vi molla l'imbra che di tela. Quindi siete comunque voi a dover razionalizzare, me bene meglio dove siete, cosa state facendo, chi siete, cercare di ricordare. È tutto uno sforzo spirituale, ma anche stare da questa parte è uno sforzo spirituale. Perché, più vi aprite spiritualmente e mentalmente soprattutto alla cognizione del tutto, e più riuscite anche a gestire poi il di là, oltre che meglio il di qua, che sono, è già una grossa fetta di importanza. Per quanto invece riguarda le entità più elevate, elevate nel senso dimensionale, perché eh, le entità della, delle razze angeliche, delle razze demoniache che vengono chiamate così, ma non sono angeli, non sono diavoli, non sono buoni, non sono cattivi, lo dico a random, perché sennò le razze della quinta dimensione, quelle che siano, perché ce ne sono una marea, ci sono anche i guardiani, alcuni guardiani ci sono gli anziani, ce, ce ne sono tantissimi, ma in generale anche le entità della quinta dimensione, seppur non rischino assolutamente che un parassita della quarta gli si attacchi, anche perché è come se mi sedisse una formica addosso. cioè fai così e il parassita si indiva, scompare lui. Però... Diciamo che loro vengono considerati, vengono chiamati anche gli immortali, ma anche loro non sono immortali: sono mortali, ma eh, hanno altre peculiarità di possibilità di scomparire. L'immortale per antonomasia non muore e in effetti loro non muoiono perché morire significa anche poter rinascere, significa spostarsi in un'altra dimensione. Loro invece non muoiono ma possono scomparire del tutto se eh, appunto fatti scomparire perché se dico uccisi suona come morire, invece no, appunto fatti scomparire. Da attacchi di altre entità della quinta dimensione, ma questo a noi non ci riguarda perché le nostre anime sono della quarta e i nostri corpi sono della terza e rimarranno eternamente della terza le, le, le forme materiali e della quarta le forme animiche. Noi non andremo mai a vivere nella quinta, a vivere nella sesta, quindi quelle sono regole loro. Ma siccome la eh, quinta dimensione è quella più vicina a noi, perché anche una parte delle nostre stesse guide proviene dalla quinta dimensione, allora è giusto spiegare a grandi linee anche un po' la situazione animica appunto dei quinti, degli abitanti della quinta dimensione, tra i quali fanno parte quelle razze che vengono, Chiamate dagli uomini terrestri angeliche, demoniache, anziane, guardiane e via dicendo. Io spero di essere riuscita un po' a chiarirlo a questo punto, ma io nella mia mente l'ho capita perfettamente, ma quando poi la devo spiegare mettendomi nei panni. Di chi in realtà eh, non ha queste basi di studio occulto. Mi rendo conto che non è semplicissimo né spiegarla e né tantomeno comprenderla se non si riesce proprio ad aprire l'ottica a 360 gradi. Comunque, io sono sempre qua e anche sui social. Quindi, se avete domande, me le potete fare qua sotto. Direttamente sotto ai post, sotto ai, ai video che faccio su YouTube o anche nei vari social dove mi trovate. Vi saluto, ricordandovi come al solito che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social, appunto di cui parlavo prima, dove mi trovate. E un po' più sotto ci sono invece le tre o quattro più importanti, più conosciute, non più importanti, delle invece mille, mila librerie che hanno in vendita i miei libri, che ad oggi sono 5. Eh, ma quelli anche se scrivete appunto su Google, Sveva Molinaro Libri, vi escono fuori tutte le librerie del mondo con i titoli, con le loro sinossi che vi spiegano cosa c'è all'interno dei vari libri e via dicendo. Della buonanotte, se tutto va bene, ci sentiamo domani. Ciao!